Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. È cambiato tutto, mio malgrado, come probabilmente avrete letto dal titolo, perché difatti settimana scorsa è stato rilasciato su FIFA 23 un live update, il quale doveva andare a nerfare i passaggi filtranti alti e in particolare quelli di prima, ma in realtà sono successe tutta una serie di cose accessorie che non erano richieste. Ma detto questo, mettiamoci comodi e andiamo a vedere subito di cosa sto parlando. Sicuramente avrete notato come effettivamente da quando è stato rilasciato questo update interno al gioco, fare i filtranti è molto ma molto più complicato, in particolar modo quelli di prima, e di questo possiamo parlare se fosse giusto o sbagliato, però era un qualcosa che ci si aspettava. Anche se era una meccanica abbastanza irrealistica, perché in mezzo al campo non erano tutti quanti Totti che dava le palle a 60 metri senza guardare il compagno, però era un qualcosa che ti permetteva di poter vincere le resistenze della CPU avversaria, perché chiaramente facendo scattare i giocatori, gli avversari spaventati dovevano abbassare la loro linea difensiva dandoti spazio e permettendo di poter costruire tutta una serie di giocate. Quindi, messo da parte questo che, ahimè, è successo perché è successo, lo volevano far succedere, io sinceramente i primi due giorni mi sono scontrato con il muro dicendo: ma a me sembra che i giocatori non vadano più di nuovo via in velocità. E allora mi sono andato a ripescare le clip che vi andai a mettere nel video dove invece entusiasta vi dissi che i giocatori finalmente correvano, e questo è quello che ho trovato e ho riscontrato. Come potete vedere, qui c'è questa azione con cui Mbappé, vado a fare tutto quanto il campo, arrivo dentro l'area, tiro una saracca e piego le mani al portiere. Qui con Ronaldo mi lancio in velocità, basta andare a campo aperto, 2-3 clippettine e arrivederci a Van Dijk che rimane dietro, ma di parecchi metri ad ogni passo Van Dijk perde contro il mio R9 controlled che va via a campo aperto. Ebbene, ovviamente né l'altra volta né questa volta sono stati menzionati dei cambi alla velocità. Ma io che sono andato a scavare con il martello e lo scalpello in profondità, ho detto: ma a me sta cosa non mi quadra. Guardate adesso, qui è Mbappé, ok? Che si ritrova completamente solo con l'avversario che sta marcando con Walker a 10 metri, un altro po', e ho una prateria davanti perché il difensore centrale non è selezionato e sta coprendo l'R9. Mi busto, vado, corro e guardate qui come ad ogni mio passo Mbappé non solo non aumenta la distanza su Walker, ma anzi non riesce neanche a mettersi dietro il DC. Guardate qui, addirittura Köhler, eroe, arriva a chiudermi Mbappé e io devo tornare dietro perché non posso fare niente. Altra situazione di gioco. Ancora una volta, qui con Mbappé, situazione tipica, doppio passo e me ne vado. Lui qui controlla Lucio, non controlla il suo terzino per dar fastidio a Mbappé. Io me ne vado qui. Lui prende il terzino quando io ho già fatto il doppio passo. Parto, corro, recuperato. Ancora una volta. Ma questa situazione è quella che più mi ha dato fastidio, perché questo Cantona, l'88, fino a qualche giorno fa per me era una hidden gem incredibile, doppi passi andava via. Guardate qui, in questo spazio dove prima sarei passato e mi sarei involato, il giocatore invece non solo non si invola, ma viene recuperato con una banalità unica da Lucio. Stesso discorso, guardate qua su R9, che prima era un centometrista e lasciava tutti quanti a casa, doppio passo nello spazio, passo 1, passo 2, passo 3, guardate questo che corre con Koundé affiancato senza mai perdere il contatto, arriva, mi dà fastidio e io non riesco a segnare. Quindi fatemi sapere nei commenti se sono io pazzo, ma anche confrontandomi è palese ormai che i giocatori sono un'altra volta rallentati e questo ha diminuito tantissimo secondo me lo skill gap, lasciandosi in balia della CPU. Detto questo però, oggi vi volevo parlare di quelli che secondo me sono i moduli migliori che è possibile andare a utilizzare dopo questo live update che ha complicato di parecchio secondo me la situazione. E il primo modulo di cui andiamo a parlare è il 4-4-2, la versione 2, quella con i mediani, di cui già avevo parlato in precedenza, ma che adesso, visto il depotenziamento, occhio non la morte, ma il depotenziamento del 4-3-2-1 che ti permetteva di andare bello centrale con i filtranti alti, adesso può essere una scelta molto più interessante per cercare di ampliare l'azione dall'esterno e abbassare così le difese avversarie.
Quindi io me lo vado a giocare con i due mediani schierati davanti alla difesa a fare schermo sui DC, due esterni rapidi e veloci, anche se la velocità ormai è diventata un optional. Difatti ho ripreso Alloy Run Marvel, che a 99 se non corre lui, amen, meglio di così non esiste. E davanti ho sempre Renova e Cantona, che però arrancano un po'. Per quanto riguarda le tattiche, visto che ormai non ci preoccupiamo più dei filtranti, a cannone, profondità 90 e chi si è visto si è visto. Sull'ampiezza lasciamo il solito 45 e lo stile difesa invece è equilibrato. Costruzione della manovra, andiamo su equilibrato passaggi diretti al solito per sfruttare bene gli inserimenti. Ampiezza 55, giocatori in area 6, angoli e punizioni 1-1. Per quanto riguarda le istruzioni invece, partendo dalla difesa, abbiamo le classiche, ovvero difensori nulla e terzini resta dietro sovrapponiti. Qui già una variante però, qualora vogliate un po' più di opzioni, visto che ormai le CPU sono tutte belle arroccate, potete tranquillamente andare a sbloccare il vostro terzino più tecnico, come nel mio caso Capdevila, gli mettete attacco equilibrato di modo che è un'ulteriore chance per far sì che l'avversario debba preoccuparsi di un giocatore sull'esterno e creare poi spazi al centro. I due mediani invece li utilizziamo con intercetta le linee di passaggio, resta dietro e copri al centro il più tecnico, mentre solo intercetta le linee e copri al centro quello un po' più, scusatemi, quello un po' più difensivo, mentre quello un po' più tecnico lo teniamo sbloccato. I due esterni praticamente di tutto e di più, perché abbiamo rientra in difesa, taglia dentro, accorcia ed entra in area, rientra, taglia dentro, accorcia ed entra in area. E anche qua una variante, perché se fate fatica nelle ripartenze andate a mettere invece su supporto in difesa base, di modo che avete gli esterni un po' più alti e potete ripartire più rapidi. Sulle due punte invece rimani centrale ed inserisciti alle spalle, appunto per cercare di abbassare ste benedette linee difensive. Quindi questo per quanto riguarda il 4-4-2-2. Un altro modulo che sto utilizzando è il 4-2-2-2. Ovvero una variante ma con gli esterni che sono un po' più centrati. Allora, anche in questo caso stile di difesa abbiamo equilibrato 45-90, quindi profondità più alta perché, ripeto, non ce ne frega più niente dei filtranti. Costruzione della manovra equilibrato sempre passaggi diretti, ampiezza stavolta 50 perché abbiamo i COC che sono un po' più vicini e quindi non andiamo a perdere questo vantaggio degli scambi nello stretto. Giocatori in area 6, angoli e punizioni 2-2. E sulle istruzioni abbiamo resta dietro ai terzini senza il sovrapponiti e anche qua la possibilità di poter sbloccare quello più tecnico. Sui due mediani abbiamo resta dietro e copri al centro il più tecnico e solo copri al centro, scusatemi qua mi è scappato, su quello più tecnico. Mentre Alloy Run e Mbappé, quindi i nostri esterni, entra in area per il cross. Mentre le nostre due punti solamente inserisciti alle spalle, quindi avendo la possibilità di allargarsi un po' di più. Mentre il 4-3-2-1 abbiamo un cambiamento rispetto a prima, perché anche qua ha alzato un po' la profondità a 72 per far sì che ci sia quello scattino in avanti della difesa. Occhio all'ampiezza che rimane 45, equilibrato passaggi diretti sempre con 6 in attacco, ma andiamo ad alzare un po' l'ampiezza, mettiamo anche qua 55 per stare un po' più larghi ed evitare di congestionare il centro dove l'avversario si chiude. Angoli 1 e punizioni 3. Sulle istruzioni al solito, attacco equilibrato, sovrapponiti il terzino più tecnico, resta dietro, sovrapponiti il più difensivo. Per difendere con un 4-4-2, il centrale resta dietro, copri al centro quello di destra e quello di sinistra invece copri sulle fasce. E ovviamente i due AT abbiamo, rimani centrale, inserisciti alle spalle, rientra in difesa quello di destra, rimani centrale, inserisciti quello di sinistra e rimani centrale, inserisciti alla nostra punta centrale di riferimento. Quindi questi sono i moduli che sto intervallando maggiormente perché secondo me con la fine, perché la fine non si può fare manco più un filtrante normale, niente, meccanica morta, come al solito non esistono le mezze misure, non si può fare un filtrante ormai, sono quelli che mi stanno piacendo di più. Quindi raga, in descrizione vi ricordo tutti i link della piattaforma Viola, soprattutto dove sono live ogni giorno, ma soprattutto nei commenti, vi prego, fatemi sapere se anche voi avete notato che ormai non corre più nessuno, perché io ho avuto una settimana di impazzimento e complottismo dove pensavo di vedere i mostri, ma in realtà a quanto pare forse avevo. A me non resta altro che salutarvi, saluto una prossima Beroschi, ciao!